Siamo nella stanza Anita, già tristemente famosa durante la repressione del 1921 per la fucilazione da parte dei soldati di Buenos Aires di contadini, operai e tossatori che chiedevano solamente un misero salario e una scatola di candele al mese. In questi giorni, come ogni anno, sono arrivati i famosi tossatori di pecore, i fratelli Rodrigo e Diego Gomez con i loro aiutanti. Le pecore dapprima erano state racchiuse in recinti e quindi separati, maschi dalle femmine. Ed ecco i tossatori all'opera. La loro abilità e velocità è nota in tutta la Patagonia. Per 3 anni consecutivi hanno infatti vinto il concorso nazionale dei tossatori di pecore che si svolge nella provincia del Chubut. E Diego ha realizzato lo scorso anno il record tossando con ottima qualità una pecora in 1 minuto e 38 secondi. Il velo delle pecore viene raccolto, compresso e imballato. Le pecore nude sono, come sempre, spaventate, ma si riprenderanno presto. Le attende un anno di libertà nei fiorenti pascoli della Patagonia.